Sarà la prima volta in vita sua che Lorenzo dice e pensa al concetto di palla al centro. Ah, può essere, sì, boh. Credo che non abbia mai preso a calci un pallone palla in vita centro, sua, palla se non forse quando era piccolissimo a Cortona. Allora, le 11:04, partiamo con un po' di convenevoli. Buongiorno Daniele, come stai, dove sei? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i nostri ospiti, i nostri amici, i nostri radioascoltatori. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, perfetto. Io andrei in ordine abbastanza fiscale, anche perché, come dicevo prima, sono un po' rimbambito questa mattina a causa antistaminici e quindi ve li davano da faccio calciato- un po' fatica a essere lucido. Da calciatori ve li davano gli antistaminici? Dai calciatori, appena uno aveva un dolorino doveva passare quel dolorino. Ah, ok, passa senza antistaminico. No, forse, campo. Forse Nicola voleva dire l'antistaminico potrebbe rientrare perché nella rallenta categoria del doping. No, rallenta, no, rallenta, credo, quindi credo rallenta, che... Rallenta, soprattutto. Rallenta. Comunque... partiamo con le prime tre in classifica, che devo dire dopo sette giornate mi sembra anche una bella sorpresa, no? Cioè le grandi squadre abituali sono in ritardo e prime ci sono un bellissimo Napoli, una fantastica e sorprendente Atalanta e la meravigliosa Udinese. Ti chiedo due parole per ognuna delle tre. Allora, il Napoli credo che stia dimostrando che nonostante il rinnovamento ha le idee ben chiare, no? Sul percorso, sullo stile, voglio dire, sul rinnovamento dei ragazzi giovani, voglio dire, perché anche ieri ha fatto gol Simeone, quindi chi entra dentro, anche se deve dimostrarlo, però sta confermando, l'abbiamo visto anche in Champions League. Sì. L'Udinese è un po' una bella storia da parte sia dell'allenatore, però anche di una squadra che sa sempre scegliere bene, no? Sa anche mettere insieme giocatori giovani, forti, ed è una squadra che secondo me, e questo va sottolineato, rimaneva sempre più forte di quello che ha fatto. Perché l'Udinese è una squadra che lo dicevi anche l'altra volta, dei 40 punti, quindi credo che un po' liberata, allenata e con un po' più di coraggio stia raccogliendo. Sì, ho letto peraltro che perdonami, prima dell'Atalanta ho letto una cosa su Sottil, che si è adeguato lui allo schema calcistico della società e non viceversa, che è una cosa abbastanza rara, no? Cioè l'Udinese gioca sempre con il 3-5-2 è vero. E lui invece giocava con un altro modulo, ma lui si è adattato. Ma anche perché, Linus, guardi, i calciatori sono, voglio dire, hanno delle caratteristiche, no? Quindi al di là del sistema di gioco, e questo è un equivoco che c'è spesso in Italia, non si può giocare con la difesa 3, si vince solo con la difesa 4, non è vero, ci sono delle caratteristiche, tu rispetti le caratteristiche, però puoi sempre essere coraggioso, offensivo, propositivo, non c'entra il sistema sul, diciamo così, l'idea di gioco, quello voglio dire. E l'Atalanta invece, secondo me era davanti anche lei, ha un cambiamento abbastanza epocale, perché voglio dire gli ultimi 4-5 anni si sono poggiati molto su Ilicic, su Papu Gomez, e sono andati via dei calciatori, sono arrivati altri, esatto, Zapata ha da qualche problema fisico, quindi io credo che anche l'Atalanta non cambia il metodo, lo stile, il coraggio, ma rimane, diciamo, centrata sull'obiettivo. E poi dopo vai a fare i punti e stupisci anche. Ieri ha fatto assist il bambino, eh? Il bambino di cui parli è Højlund. Un 2003 ragazzi che ha fatto assist e un 2003 che ha fatto gol. Non che ha fatto gol. L'ultima cosa su una di queste tre, ci tengo a ricordare, perché tutti abbiamo la memoria corta, che i tifosi del Napoli, come è giusto che sia, siamo tutti passionali, tifosacci, tutti noi, ad agosto zero abbonamenti, sfiducia, è finito tutto, De Laurentiis. Quando rinnovi è sempre un po' una lotteria, no? Finché non verifichi c'è sempre un po' di scetticismo. Però io dico che se la squadra merita l'entusiasmo, poi i tifosi rispondono. Poi arrivano immediatamente. Ci serve per spaziare anche per su altre squadre. Senti, la domanda brutale è: chi è messa peggio fra Inter e Juventus? Allora, la Juventus io credo che... nel senso, sfido qualcuno a trovare una cosa positiva in questi 15 mesi. Quindi non c'è una cosa positiva, quindi puoi solo migliorare. Lo sai che lo si dice sempre e sembra sempre di andare più giù, perché col Benfica eri giù, col Monza sei andato ancora più giù. Però puoi solo migliorare. L'Inter è più preoccupante, secondo me. Davvero? Anche per me. Ti dico il perché. Perché l'Inter l'anno scorso per me ha fatto bene. Cioè l'Inter con lo stesso allenatore ha fatto molto bene, ha vinto due coppe battendo in due finali nazionali proprio la Juventus e ha quasi buttato via uno scudetto che il Milan ha meritato, ma secondo me il gioco l'anno scorso era molto bello, era molto propositivo, era molto attrattivo, l'Inter era una squadra secondo me completa che variava ed era convincente. Per me quest'anno l'Inter non è ispirata, è passiva, apatica. E da cosa dipende questo?
Ma senti, questo dipende da questo, secondo me. Per primo, che le idee invecchiano presto, mm-hmm, e bisogna essere bravi a rinnovarle. Poi, tu hai perso due giocatori importanti, non uno. Non hai perso solo Perisic, ma hai perso anche Alexis Sanchez, che è un dribblatore che ti risolveva le partite a un certo punto, mm-hmm, della partita stessa. E non basta aver preso Lukaku. Non è che tu prendi Lukaku e puoi smettere di creare, rinnovare, stimolare, motivare. Ma a me l'Inter sembra quasi a volte demotivata, disattenta, e lo fa in tutte le due fasi, perché è poco attenta dietro e poco creativa davanti, ed è una cosa insolita e strana. Senti, ma queste sostituzioni qua di ieri, però adesso per la prima volta io ho sempre un po' respinto le accuse all'allenatore dell'Inter, però sono strane, cioè sono proprio strane. Tu come togli Mkhitaryan? Adesso è un po' tecnico questo, no? Però questo allenatore dell'Inter è Simone Inzaghi, appena c'è un ammonito, sì, al terrore dell'ammonizione, sembra molto spaventato, no? No, ho girato un tweet ieri interessante, che chiaramente nella finale del mondiale dell'86, al 17esimo del primo tempo, fu ammonito Maradona. Se ci fosse stato Inzaghi in panchina, lo non si sarebbe compiuto. Io sono d'accordo, perché poi le sostituzioni, come si fanno, per discorsi tattici o tecnici o fisici. Sì, non deve essere sempre, voglio dire, la prima prerogativa l'ammonizione. Sì, però, ma poi secondo me puoi cambiare uno che gioca in un ruolo in cui è facile che faccia altri falli. Ma se è un rifinitore come Mkhitaryan, magari puoi anche aspettare. Non può essere la prima prerogativa. Voglio dire, credo che sia lecito poi provocare e accusare. Senti, a me ha fatto molta impressione, perdone, poi chiudiamo, l'immagine dei giocatori della Juve schierati sotto la tribuna davanti ai 2000 tifosi, appunto, che erano liberi anche di insultarli, che hanno fatto, cosa che hanno fatto, ma non tantissimo, insomma. Cioè, mi sembra quasi che ci sia una specie di sciopero cerebrale tra i giocatori della Juve, delle amnesie così forti che non possono essere riconducibili soltanto a un po' di confusione. Esatto, io credo che ci sia anche lì, è una cosa strana per una squadra come la Juve, storicamente anche cazzuta, no? Molto anche arrabbiata, e che ha sempre rifiutato, come ti posso dire, quando c'è l'encefalogramma piatto, la Juve lo rifiuta, cioè la Juve prima ci muore in campo prima di mollare, certo. E questa è una cosa secondo me molto molto, arrivo a dirti, triste, e con poca via d'uscita onestamente, perché le cose continuano ad andare un po' alla deriva. La comunicazione è sempre molto mediocre, distaccata e non calcistica, e lo fanno tutti, i giovani, i nuovi arrivati, cioè sì, Di Maria e Paredes sembrano già allinearsi nella spirale nella mediocrità. Esatto. Senti, facciamo, prima di salutarci, un sogno proprio da bar, no? Così. Dai, quindi, dai, chi ma proprio così, ma davvero deresponsabilizzato, dai la colpa a me. Chi mettiamo ad allenare la Juventus e chi mettiamo ad allenare l'Inter? Ma proprio da bar, sai, De Zerbi è libero, De Zerbi è libero. De Zerbi non è più libero. Peccato. Vabbè, allora facciamolo proprio anche con quelli già occupati. Va bene lo stesso, qualsiasi cosa, vai. Allora, io direi, visto che è un giochino, Pochettino, è un giochino, quindi Pochettino all'Inter e Tuchel alla Juve. Perfetto. Tanto in Italia non accade mai, perché in Italia, se non sono italiani, già uno li rifiuta un po'. È vero. A differenza della Premier League, che è il campionato migliore al mondo, e tutti anche ricevono le idee degli altri, migliorano, no? Guardiola, lo stesso. Certo, è vero. Sembra che l'Italia non ci piace. La prossima puntata parliamo di questa cosa, perché gli italiani rifiutano gli allenatori stranieri. Esatto. Abbiamo tanti temi da trattare. Ciao ragazzi. Buon lavoro e buona giornata. Grazie Daniele, Dani. Grazie. Ciao. DJ Chiama Italia.